da subito, c'è il popolo di Bellano. Abbiamo deciso di andare sulla Luna. Non perché sia facile, ma perché è difficile. Definire quegli uomini eroi è riduttivo. Erano consapevoli di rischiare la vita. Wow! Ha toccato! Ha toccato il suolo lunare. Nessuno ha mai attraversato la cintura di Van Allen e sfido i signori della NASA a dimostrarmi che questo volo è avvenuto. I sostenitori della teoria della cospirazione dicono che la NASA avrebbe mentito su tutte le missioni sulla Luna. Stiamo parlando di 250 persone. Che tutta questa gente abbia potuto partecipare al complotto è impensabile. Così tante persone non riuscirebbero a mantenere un segreto. Piccolo passo per l'uomo. Un salto da gigante per l'umanità. Cap Kennedy, 16 luglio 1969, Saturno 5, un razzo alto quanto un grattacielo di 36 piani decolla dalla rampa di lancio 39A. Quattro giorni dopo Neil Armstrong sarà il primo uomo a mettere il piede sulla Luna. La sua diventerà l'impronta più famosa della storia dell'umanità. Eppure fin dalle prime ore di questa missione, che sembra realizzare il sogno più antico dell'uomo, qualcuno pone una serie di dubbi inquietanti. E se quello sbarco sulla Luna non fosse mai avvenuto, se tutta questa missione spaziale non fosse altro che una gigantesca messa in scena? Ma se fosse così, come è stato possibile che un falso tanto clamoroso non sia stato smascherato? E allora occorre provare a mettere ordine, e per farlo, per raccontare questa storia, bisogna tornare in quel clima, il clima di quegli anni, gli anni 60, quando la guerra fredda si combatte anche nello spazio. Estate 1969, l'America è in delirio. I primi uomini scesi sulla Luna sono appena tornati sul pianeta Terra. Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins diventano eroi nazionali. Ma non tutti condividono questo entusiasmo. Sembra incredibile, ma c'è chi pensa che i più grandi esploratori del secolo siano in realtà i protagonisti di una colossale truffa. Ognuno è libero di pensare quello che vuole. Ma quando ho iniziato le mie ricerche, mi sono imbattuto in un libro, Carrying the Fire, dell'astronauta Michael Collins. In quel libro c'era una foto che lo ritraeva a bordo di un aereo durante l'addestramento in assenza di gravità. Un'altra, invece, era stata scattata durante una passeggiata nello spazio nel corso della missione Gemini 10. Queste due foto erano molto diverse, sia nelle dimensioni che nell'angolazione, una verso destra e una verso sinistra. Ho subito intuito che qualcosa non andava. Allora le ho portate in uno studio professionale e ho chiesto di ribaltare quella dell'addestramento e di ingrandire l'altra in modo che fossero di uguale grandezza. Ne sono risultate due foto identiche, persino nei dettagli del velivolo. In pratica, entrambe erano state ricavate da una stessa immagine, per l'esattezza da quella all'interno dell'aereo, durante l'addestramento. In altre parole, Collins non galleggia nello spazio.
Perché questa menzogna? E questo è soltanto uno dei tantissimi interrogativi, dubbi emersi sulla missione Apollo 11, quella che è arrivata sulla Luna con i tre astronauti Armstrong, Aldrin e Collins. Dubbi, misteri, incongruenze dunque. Ma intanto, prima di andare avanti, ripercorriamo i momenti fondamentali della missione Apollo 11. Cape Kennedy, 16 luglio 1969, rampa di lancio 39A. Centinaia di migliaia di persone seguono il decollo del razzo più potente mai costruito dall'uomo, il Saturno V. 111 metri d'altezza, 3.000 tonnellate di peso. Per la prima volta, l'uomo scenderà su un altro corpo celeste. Ore 4:56, ora italiana del 21 luglio. Milioni di telespettatori assistono all'allunaggio degli astronauti. Ok, spegniamo i motori. L'Eagle è atterrato. In breve tempo gli equipaggi della NASA effettueranno altri 5 sbarchi. Ho messo la 16 mm sulla rover. Per esaltare la riuscita di queste missioni, gli astronauti riportano migliaia di foto. Per l'ente spaziale americano la vittoria sull'Unione Sovietica per la supremazia nello spazio è ormai una certezza. Ma per gli scettici tutte quelle immagini dimostrano l'esatto contrario. Lo sbarco sulla Luna, l'evento scientifico più emozionante del secolo, sarebbe infatti un clamoroso imbroglio. In questa foto il Sole risulta inequivocabilmente qui, in alto. Questa è l'ombra del LEM. Ma le ombre di queste rocce vanno in tutt'altra direzione. Com'è possibile? Per Ralph René non c'è dubbio. Alla luce del Sole le ombre dovrebbero essere parallele. L'unica spiegazione è che qui siano stati usati dei riflettori, che gli astronauti però non avevano con sé. In un'altra foto, René scopre una grande C su una roccia lunare. È la prova che si tratta di materiale di scena? Altri fatti singolari. In primo luogo, reticoli ottici coperti da oggetti. Nel 1972 Bill Kaysing, nel suo libro We Never Went to the Moon, Non siamo mai andati sulla Luna, aveva denunciato questa incongruenza. Poi il cielo stellato, che è assente in tutte le foto sulla Luna. Lo scrittore tedesco Gernot Geise, nel suo libro Il lato oscuro dell'Apollo, vuole dimostrare in modo inconfutabile la beffa lunare. Geise, infatti, ritiene di averne le prove. In alcune foto è possibile vedere dei puntini luminosi simili a riflettori. C'è addirittura una foto in cui la visiera del casco di un astronauta riflette un'intera fila di riflettori. Questo non è davvero possibile, visto che il Sole dovrebbe essere uno. Per anni le opinioni ritenute poco ortodosse erano relegate in spazi marginali. Poi con internet hanno cominciato a venire allo scoperto. Digitando le parole Moon Hoax, truffa lunare, i motori di ricerca riportano 35.000 siti, a favore o contro. Chi vuole conoscere la posizione della NASA viene indirizzato a Bad Astronomy, cattiva astronomia. Philip Plate è il responsabile di questo sito americano. L'astronomo della Sonoma University di San Francisco è schierato dalla parte della NASA e si contrappone a quelli che, sempre più numerosi, mettono in dubbio che lo sbarco sulla Luna sia davvero avvenuto. Da cosa nasce una polemica tanto accesa su un avvenimento che milioni di persone hanno visto? Con il passare del tempo, gli interrogativi e i misteri sembrano aumentare, così come accadde con la costruzione delle piramidi. D'altra parte, i collaboratori del programma Apollo ancora in vita diventano sempre meno. Questo non è un problema, perché questa parte si stacca da sola. Nel Museo dell'Astronautica di Huntsville, in Alabama, si rende omaggio allo scienziato tedesco Werner von Braun, costruttore del razzo lunare, morto nel 1977. Fra i suoi collaboratori più stretti c'è il fisico Ernst Stuhlinger. Oggi ha 90 anni. Quel grande razzo che è stato sistemato lì aveva una spinta di 700 tonnellate. Si possono vedere gli stadi smontati del Saturno V. E in alto, proprio... Stuhlinger ha partecipato in prima persona al programma lunare. Ha collaborato alla costruzione del missile Saturno ed era presente a tutte le riunioni con von Braun e gli scienziati della NASA. Forse ha visto qualcosa che altri non hanno visto? Io l'ho visto in televisione. E mi sono fidato di quello. Come Stuhlinger, anche migliaia di suoi colleghi si fidano di quello che ha mostrato la televisione. A Cape Kennedy è possibile osservare il missile con a bordo gli astronauti che si solleva dalla rampa di lancio e poco dopo sparisce nel cielo.
Da quel momento in poi, anche per gli addetti ai lavori, non ci sono più immagini. Il missile è volato veramente, come afferma la NASA, fin sulla Luna. O come asseriscono gli scettici, si è limitato a girare intorno alla Terra per 8 giorni per poi effettuare l'ammaraggio nell'Oceano Pacifico sotto i riflettori dei media. Sciocchezze, commenta la NASA, senza aggiungere altro sull'argomento. Nella notte tra il 20 e il 21 luglio del 69 il mondo intero si è fermato per seguire in diretta televisiva l'evento che avrebbe cambiato la storia dell'uomo. Ma anche quella diretta, a ben guardare, suscita più domande che risposte. Sbarco sulla Luna. È questo il titolo dello speciale di 4 ore e mezzo che sta per andare in onda dal nostro studio Apollo. La televisione tedesca cercherà di trasmettere tutte le fasi decisive. Un fatto è certo. Lo sbarco sulla Luna è stato l'evento mediatico più grande e meglio allestito di tutti i tempi. A Houston, la NASA ha il controllo totale dell'avvenimento. Per la prima volta nella storia vengono usati i mezzi di comunicazione di massa per annunciare, attraverso immagini e suoni, la sconfitta all'avversario politico, l'RKA, l'Agenzia Spaziale Sovietica. Nulla è lasciato al caso, come ricorda il dottor Richard West, all'epoca commentatore per la televisione danese. Ci avevano anche dato un manuale, un volume di 1 migliaio di pagine in cui era descritto esattamente cosa avrebbero fatto gli astronauti in ogni momento, in modo che noi potessimo seguire meglio la missione. Ovviamente in questo modo per noi era molto più semplice capire di cosa parlassero nelle comunicazioni fra loro e con Houston. L'orizzonte lunare dovrebbe essere a 4... Il copione è così dettagliato che il commentatore tedesco Werner Büdeler sente addirittura una frase che in realtà non è stata mai pronunciata in diretta. In questi ultimi giorni si è molto discusso su cosa avrebbe potuto dire Armstrong nel momento in cui avrebbe calpestato per la prima volta il suolo lunare. Nel posare il piede sulla Luna, Armstrong ha pronunciato queste parole. Un piccolo passo per un uomo, un passo da gigante per l'umanità. Un testimone ricorda diversamente. Armstrong non pronunciò affatto la famosa frase sul piccolo passo per l'uomo. Invece, successivamente si affermò il contrario. Ma nella trasmissione in diretta sullo sbarco non la disse. Con il suo bel copione, Büdeler arriva addirittura a suggerire ad Armstrong la storica frase. Si appoggia alla scaletta con la mano sinistra. Un piccolo passo. Ma Armstrong tace. Cercando nell'archivio internet della NASA, si scoprirà che la scena, allora muta, ha miracolosamente riacquistato la celeberrima frase di Armstrong. Un piccolo passo per l'uomo. Un salto da gigante per l'umanità. La frase che fu detta da Armstrong al momento della discesa sulla Luna fu probabilmente studiata da almeno un centinaio di esperti di comunicazione. Questo è tipico della NASA, ma anche dello stile di lavoro di qualsiasi agenzia spaziale. Si cerca di prevedere ogni minimo dettaglio, non soltanto ingegneristico o scientifico, ma anche di comunicazione. E se alcune tesi sostenute dagli scettici sono facilmente confutabili, ad altre domande è più difficile trovare una risposta. Vediamo allora quanti e quali sono ancora gli interrogativi riguardanti la missione Apollo 11. Gli scettici non hanno dubbi. La NASA non si ferma davanti a nulla. Per dimostrarlo chiamano in causa una serie di altre foto truccate. Com'è possibile che dei reticoli ottici, che in una macchina fotografica sono incisi su una lastra di vetro posta fra pellicola e obiettivo, scompaiano dietro gli oggetti? Uno dei problemi che riguardano i sostenitori della teoria della cospirazione è quello di lavorare su riproduzioni di quarta o quinta generazione, di utilizzare degli ingrandimenti molto forti di queste immagini di scarsa qualità, di considerarli invece prove decisive, la chiave di volta per smascherare un gigantesco imbroglio. Questo è assurdo. Forse questo ragionamento spiega anche l'enigmatica C sul masso lunare.
Per gli eretici sarebbe il contrassegno di un oggetto di scena. Per la NASA, semplicemente un peluzzo finito lì per caso durante la stampa. Anche questa foto è presente nell'archivio internet della NASA, ma la C sulla roccia è scomparsa. Qualcuno è intervenuto per ritoccarla? Basterebbe un'occhiata al negativo originale per far definitivamente chiarezza, ma la NASA respinge categoricamente questo genere di richieste. Gli originali si trovano in un bunker del centro aerospaziale di Houston e non sono accessibili a nessuno che non faccia parte del personale della NASA, nemmeno al fotografo Michael Light. Che livello qualitativo avevano le immagini su cui ha lavorato? Ho usato quelle che vengono chiamate copie master, che sono di 3, 4, 5 generazioni migliori rispetto alle foto che quasi tutti finora hanno potuto vedere. Su quasi tutte le illustrazioni della NASA, la Luna è raffigurata con il cielo stellato. Perché questo non avviene anche nelle foto? È impossibile che una pellicola possa riprodurre contemporaneamente un oggetto molto illuminato in primo piano e anche le stelle nel cielo sullo sfondo. Il range di contrasto di una pellicola è troppo stretto. È evidente, si tratta di un contrasto eccessivo tra chiaro e scuro, una scoperta alla portata di qualunque fotografo dilettante. Ma la cosa strana è che sulla Luna gli astronauti non abbiano scattato nemmeno una foto diretta del cielo stellato. Tanto più se si pensa che sul nostro satellite, privo di atmosfera, le condizioni di visibilità sono straordinarie. Ma anche con la superficie lunare hanno avuto qualche problema. Se si domanda agli astronauti di che colore sia la Luna, daranno 12 risposte diverse. E cosa hanno detto delle sue foto? Le hanno apprezzate, soprattutto alla mia mostra, dove erano esposte stampe di eccellente qualità. In particolare ammiravano quei panorami incredibili. Erano entusiasti. Nemmeno durante le loro missioni avevano mai visto la Luna così. Niente stelle, niente colori, niente panorami. Ma allora che cosa hanno visto gli astronauti sulla Luna? Infine, un'altra domanda. Anche questo potrebbe essere un riflettore? Certo, potrebbe essere una luce artificiale. Ovviamente non è così. Ma volendo, è possibile farlo. Un problema può essere stato rappresentato dal grande calore. Perché la temperatura sulla superficie lunare è molto alta se vi batte il sole e quando è in ombra è molto fredda. Non so cosa abbiano fatto per superare il problema. Avete la mappa? 130 gradi al sole, meno 100 all'ombra. Questa è la temperatura sulla Luna. Non esiste celluloide in grado di reggere a sbalzi del genere. E gli astronauti utilizzano esattamente le stesse pellicole che si usano sulla Terra. Il modulo lunare è soggetto a stress ancora più pesanti. Un lato arrostisce sotto i 130 gradi al sole, l'altro, quello all'ombra, è esposto a 100 gradi sotto zero, quindi gela. Come reagiscono le sensibili componenti elettroniche? Come far fronte al problema dei carburanti congelati che devono servire per il viaggio di ritorno? Sulla superficie della Luna bisogna proteggere con tecniche abbastanza speciali tutti i materiali e ovviamente anche gli astronauti. Quindi si utilizzano dei materiali molto efficaci per la protezione termica, sia contro il forte calore, e queste sono tecniche sviluppate sin dai primi del Novecento per proteggere i pompieri nel spegnere un incendio, sia le tecniche di protezione dal freddo. Questi materiali, che sono fatti con un sandwich di materiali metallici, neoprene, che è una gomma speciale, e mylar, che è un tessuto speciale plastico che fu sviluppato all'epoca giustamente per la protezione contro le escursioni termiche, rivestivano sia le capsule che sono atterrate, sia gli strumenti, per esempio le telecamere, le macchine fotografiche utilizzati dagli astronauti durante le escursioni lunari, e sono state quindi utilizzate per fare le tute degli astronauti. Il modulo lunare Aquila è atterrato. Per la NASA un successo perfetto, ma di lì a poco affiorano i primi dubbi. Le impronte lasciate sotto il modulo lunare nelle vicinanze immediate del propulsore principale suscitano le diffidenze dei teorici della congiura. Chi ha fatto le riprese ha dimenticato di cancellare le impronte. Ralph René intende dire che i cameraman hanno dimenticato di pulire le impronte dei piedi.
Dopo l'allunaggio, il propulsore del freno avrebbe dovuto spazzare via la polvere dove sono impresse le impronte. Com'è possibile che qui sia rimasta della polvere sulla quale gli astronauti hanno lasciato le loro impronte? Ottima osservazione. Il fatto è che il modulo lunare non scendeva verticalmente come si vedeva nei vecchi film, ma atterrava piuttosto in questo modo, sollevando una debole scia di polvere al suolo. Inoltre, la manovra avveniva molto rapidamente. La spinta non era tanto forte e prima dello sbarco i propulsori venivano spenti. Hanno spento i motori a 3 metri di altezza. In altre parole, facevano cadere il modulo al suolo da un'altezza di 3 metri. Anche con la forza di gravità ridotta di un sesto, la caduta sarebbe stata troppo veloce. Razzi propulsori potenti come quelli avrebbero dovuto formare un buco al suolo. Questo non è esatto, per molte ragioni. Primo, il modulo non aveva il massimo della spinta propulsiva. Questa veniva utilizzata quando il LEM girava intorno alla Luna ad una certa altezza, per frenare la discesa del modulo. Ma più scendevano di quota, minore era la spinta necessaria. Quindi è sbagliato pensare che al suolo si sarebbe dovuto formare un cratere. Una cosa è certa, il modulo lunare è il tallone d'Achille di tutto lo sbarco sulla Luna. La sua realizzazione ha inizio nel 61. Il veicolo di nuova produzione viene chiamato in modo irriverente il baldacchino volante. La denominazione ufficiale è Lunar Landing Training Vehicle, veicolo di addestramento per l'allunaggio e per i collaudi. Il problema era come rendere stabile il modulo durante la discesa. Come farlo diventare manovrabile, perché non scendesse su una zona troppo accidentata o su un crepaccio. Questi problemi di mobilità dell'LEM furono studiati qui sulla Terra, soprattutto con simulazione al computer. Un anno prima dello sbarco sulla Luna, Armstrong aveva rischiato di morire in quella capsula. A 70 metri d'altezza, il modulo aveva cominciato a sbandare. Con i 16 propulsori di controllo, Armstrong aveva tentato di riprendere la guida del velivolo senza riuscirci, ma era riuscito a salvarsi grazie al seggiolino estraibile. Definire quegli uomini eroi è riduttivo. Erano consapevoli di rischiare la vita. 3 dei 5 modelli di prova erano precipitati durante i test di collaudo. Con i suoi numerosi propulsori, questo dispositivo era comunque di gran lunga più sicuro del successivo modulo lunare, sul quale non era stato possibile effettuare test approfonditi. Sulla Terra non si potevano riprodurre la minore forza gravitazionale e l'assenza di atmosfera. Non potendo accumulare statistica di volo, perché la prima volta che si atterrava era chiaramente la prima volta, è stato fatto il possibile per esaminare tutti i possibili incidenti, tutte le possibili malfunzionamenti nel corso di missioni precedenti. E questo ha portato a un livello di sicurezza dell'ordine del 95-96%. Che vuol dire che se gli americani fossero atterrati 100 volte sulla Luna, avrebbero accettato un fallimento 4 volte su 100. Quindi vuol dire una statistica estremamente favorevole. Quando il 20 luglio 1969 il modulo lunare dell'Apollo 11 si avvicina alla Luna, nessuno sa ancora esattamente come si comporterà nelle fasi di manovra ed atterraggio. Il modulo lunare, quindi, potrebbe essere il primo prototipo della storia dell'umanità che viene impiegato in una missione di eccezionale importanza senza essere mai stato veramente collaudato. A questo primo sono seguiti altri 5 sbarchi, tutti effettuati senza problemi. E allora ricordiamo quali sono le successive 5 missioni del progetto Apollo ad essere arrivate sulla Luna. Apollo 12, novembre del 69, Apollo 14, febbraio del 71, Apollo 15, luglio del 71, Apollo 16, aprile 72, Apollo 17, dicembre del 72. 3 anni di straordinari successi scientifici per la NASA, sembra un trionfo oramai inarrestabile, eppure dietro ogni missione per gli astronauti si nascondono rischi, rischi tremendi. Il pericolo maggiore era rappresentato dal Sole, che emette un fuoco continuo di raggi radioattivi di diversa intensità.
In presenza di un'emissione maggiore del normale, come succede all'incirca ogni 2 anni con il Sole, gli astronauti avrebbero rischiato una morte terribile. Se giungessero sulla Terra senza essere filtrate, le mortali emissioni radioattive del Sole distruggerebbero ogni forma di vita sul nostro pianeta. Se questo non avviene, lo dobbiamo allo scudo dell'atmosfera e al suo campo magnetico, che, simile ad un cuscino elastico, respinge le radiazioni. Il primo a scoprire questo fenomeno è stato il fisico americano James Van Allen, che nel 1958 lanciò nello spazio il satellite Explorer. Ciò che protegge noi terrestri può diventare un pericolo mortale per gli astronauti. Finora solo i moduli lunari hanno attraversato questa fascia particolarmente radioattiva. Per la NASA era un rischio calcolato. Nessuno ha mai attraversato la cintura di Van Allen e sfido i signori della NASA a dimostrarmi che questo volo è avvenuto. Apollo 11 qui a Houston. I critici nutrono dubbi anche sul fatto che sarebbe stato possibile sfuggire alle radiazioni della cintura di Van Allen. Il modulo lunare aveva una schermatura che bloccava quasi tutte quelle particelle. Non era necessario uno strato di 2 metri di piombo. Io chiedo a Ralph René e Bill Casing, io chiedo di indicarmi un solo riferimento bibliografico in cui venga fatta questa affermazione. Ecco, sarebbe una schermatura davvero abnorme. Guarda lì! Questo fino a quando gli astronauti fossero rimasti nell'astronave. Ma durante le passeggiate sul suolo lunare, a proteggerli dai raggi radioattivi del Sole c'era soltanto una tuta spaziale, realizzata con fibre tessili e materiali sintetici. Si deve accettare il rischio che qualche danno possa avvenire. Per quanto riguarda l'elettronica, si fanno elettroniche ridondanti. Questo non si può fare per gli occhi, il cervello o l'organismo di un astronauta, quindi che cosa possiamo fare per proteggerli? Ebbene, si studia il momento migliore per farli viaggiare nello spazio esterno. Quindi con delle altre missioni spaziali teniamo sotto controllo il Sole e evitiamo le escursioni nello spazio quando ci sono tempeste solari troppo violente. Dunque il rischio delle radiazioni solari è un rischio calcolato che la NASA è in grado di prevedere e di arginare. Ma per proseguire nella nostra indagine è arrivato il momento di chiedersi chi era davvero l'uomo che aveva sognato la conquista dello spazio, il padre della missione Apollo, lo scienziato tedesco Werner von Braun. Le ricerche sui misteri dell'Apollo hanno fatto scoprire una foto che ritrae von Braun con Walt Disney, uno dei più grandi geni di Hollywood. Fin da ragazzo, von Braun già fantastica di viaggi sulla Luna e su Marte. Per realizzare il suo sogno, si mette al servizio delle forze armate di Hitler. Progetta e realizza il V2, la portentosa arma segreta dei nazisti. Dopo la sconfitta del Terzo Reich, va in America e comincia a collaborare con l'esercito americano. Progetta numerose armi balistiche che non volano sulla Luna, ma possono creare sulla Terra paesaggi lunari. Io credo che in futuro una missione spaziale sarà davvero... Von Braun intanto cerca di far conoscere agli americani il suo vecchio sogno di una missione spaziale con un equipaggio fatto di uomini. Tiene conferenze, scrive libri e invia articoli a giornali e riviste. L'articolo pubblicato nella rivista Collier's suscitò un grande interesse nell'opinione pubblica e portò improvvisamente il tema dei viaggi nello spazio al centro dell'attenzione. Fu allora che von Braun cominciò ad essere un personaggio conosciuto. Il sogno dello scienziato tedesco coinvolge di più il mondo del cinema che i politici americani. Sulla visita di Walt Disney e dei suoi collaboratori a von Braun ho ampiamente scritto nel mio libro. Per esempio, ho narrato di come lui e i suoi collaboratori sono stati un'intera serata a fare calcoli e disegni e a parlare di questioni tecniche. Il personaggio Werner von Braun riesce a fondere realtà e finzione. È stato consulente di Walt Disney per la serie Men in Space, Uomini nello spazio, ma le sue idee hanno influenzato un'intera generazione di registi. Il concetto di stazione spaziale verrà ripreso da Kubrick per il film 2001 Odissea nello spazio.
In altre produzioni in cui von Braun lavora come consulente, compaiono immagini di grande significato simbolico che ritorneranno 20 anni dopo negli sbarchi sulla Luna. A sinistra l'immagine cinematografica, a destra una vera immagine della Luna. Ma il sogno di celluloide sta per diventare realtà. Per Werner von Braun la grande occasione arriva nell'ottobre 1957, quando un beep, un segnale proveniente dallo spazio, gela l'America. Con lo Sputnik, il primo satellite lanciato in orbita, i russi sorpassano nella gara per la conquista dello spazio la superpotenza occidentale. In quegli stessi anni, il blocco comunista registra inquietanti successi in diversi scenari internazionali, dall'Africa al Centro America, dal sud-est asiatico all'Europa. L'America, insomma, di fronte ai successi dell'Unione Sovietica, è in evidente difficoltà. Il presidente degli Stati Uniti, John Kennedy, a questo punto ha bisogno di un progetto forte da offrire a una nazione demoralizzata per conquistare una vittoria importante nella battaglia contro il comunismo. Kennedy allora sposa senza nessuna esitazione il progetto di von Braun. Il presidente, durante una seduta speciale del Congresso degli Stati Uniti, fa un annuncio clamoroso: l'America porterà un uomo sulla Luna. È il 25 maggio del 1961. Abbiamo deciso di andare sulla Luna. Abbiamo deciso di andare sulla Luna. Non perché sia facile, ma perché è difficile. La tabella di marcia fissata da Kennedy, sbarcare sulla Luna entro 10 anni, rappresenta una sfida proibitiva, non solo dal punto di vista tecnico. La ricerca deve essere sviluppata in tempi rapidi. I costi sono enormi. Gli insuccessi frequenti. Poi le prime vittime. 1967. Durante una partenza simulata nella capsula dell'Apollo si sviluppa un incendio. 3 astronauti muoiono tra le fiamme. Una morte atroce. Si comincia a dubitare seriamente della fattibilità tecnica dell'impresa. Ma altrettanto forte è il timore che l'Unione Sovietica possa vincere la corsa nello spazio. Inoltre c'è la paura di quello che potrebbe capitare agli astronauti sulla Luna. Se gli astronauti, una volta giunti sulla Luna in buone condizioni di salute, non avessero avuto più modo di rientrare sulla Terra e fossero morti di fame o di sete, preferisco non pensarci, sarebbe stata una catastrofe. I sostenitori della teoria del grande inganno credono quindi che esistano motivi più che validi per allestire una messa in scena. Tuttavia c'è ancora disaccordo in merito al luogo in cui sarebbe stato contraffatto lo sbarco sulla Luna. Nella famosa Area 51, la base militare top secret nel deserto del Nevada, o negli hangar della NASA? In particolare, dal punto di vista formale, le foto della missione dell'Apollo 11 fanno pensare ad un allestimento in un teatro di posa. Nella sostanza, esse non si differenziano dalle immagini scattate durante l'addestramento. In entrambi i casi, le immagini mancano di profondità. Si ha quasi l'impressione di poter toccare lo sfondo nero. Quella di sinistra è una foto scattata sulla Luna, quella a destra è stata realizzata in addestramento. Ancora, l'astronauta che scende dalla scaletta nella parte in ombra del modulo lunare risulta incredibilmente chiaro, come se fosse illuminato da una fonte di luce artificiale. Senza illuminazione. Di nuovo con l'illuminazione. Buzz Aldrin è davvero sulla Luna o in uno studio cinematografico? L'astronauta sembra muoversi non sotto la luce uniforme del Sole, ma sotto un riflettore. La cosa si nota maggiormente se si riduce la luminosità. Completamente diverse appaiono le foto delle successive missioni Apollo. Luce uniforme, ampi paesaggi. Sono realmente sulla Luna o si è investito in scenografie più accurate? Inoltre, il suolo lunare non risulta aspro e accidentato come lo avevano immaginato gli artisti, ma morbido e ondulato. La realtà che confuta la finzione? Queste immagini non sono la prova di un vero sbarco sulla Luna? Ancora una volta, non abbiamo certezze. Infatti, molti anni prima delle missioni lunari, nel suo romanzo I primi uomini sulla Luna, von Braun descrive così le impressioni degli astronauti.
Il bordo del cratere sembrava molto meno appariscente rispetto alle foto del telescopio. Non appariva così alto e frastagliato. All'epoca non avevamo la minima idea di come fosse il suolo lunare. C'erano persino degli scienziati che affermavano che sulla Luna c'era uno strato di polvere simile a un oceano, nel quale gli astronauti sarebbero sprofondati. Spargi un po' di terra laggiù in fondo. Persino l'impatto con il terreno, diversi anni prima che l'uomo mettesse piede sulla Luna, era stato descritto esattamente dall'eroe del romanzo di Werner von Braun. Invece di sprofondare, i suoi stivaletti spaziali trovano roccia solida. Il suolo lunare aveva una buona consistenza e in seguito l'analisi delle riprese filmate lo ha confermato. Dunque von Braun nel suo romanzo aveva previsto tutto con incredibile lucidità, sfatando le ipotesi scientifiche più negative. E se invece fosse vero il contrario, che il suo libro è stato usato come sceneggiatura da chi ha organizzato la messa in scena dello sbarco sulla Luna? Tuttavia, ammettendo questa seconda ipotesi, c'è almeno un punto in cui la messa in scena risulta meno suggestiva del testo originale. Von Braun descrive così la partenza del modulo dalla Luna. Quando le lancette giunsero sullo zero, il propulsore cominciò a vibrare scuotendo per un attimo la navicella. Mentre si levava in alto, il razzo tonante emise il suo cupo canto. Nella realtà, il decollo della capsula dalla Luna appare assai meno emozionante. 2, 1, accensione. Houston, siamo partiti. I motori sono a posto, acceleriamo di più. Non si vede nessun getto infuocato, né si percepiscono vibrazioni all'interno del modulo. Siamo capovolti. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo una buona accelerazione. I malevoli ritengono che nella finzione siano state usate apparecchiature grossolane. Osservando i filmati, sembra di vedere un modellino che si solleva in alto senza la minima traccia di gas di scarico. La capsula di rientro aveva un propulsore piuttosto grande che non sembra affatto entrare in funzione. Ma avremmo dovuto vedere una vampa di fuoco? Nella maggior parte delle immagini vediamo navette spaziali che, pur lavorando con meno propellente, lasciano una scia notevole, anche dai propulsori di stabilizzazione. Solo qui non vediamo niente. Sulla Luna non c'è atmosfera, quindi non c'è ossigeno che possa bruciare, quindi non ci sono fiamme che si formano quando si accende il motore di un razzo. Per di più, la gravità lunare è molto più bassa della gravità terrestre, quindi per scappar via dalla superficie lunare sono sufficienti motori molto ma molto più piccoli di quelli di cui abbiamo bisogno per partire dalla Terra e arrivare nello spazio. Secondo la NASA, una delle prove più inattaccabili che dimostrerebbero che lo sbarco c'è stato sono i 300 kg di rocce lunari prelevate dagli astronauti durante le loro missioni. Penso che quelli che sono stati presentati e studiati come campioni autentici di roccia lunare non siano stati raccolti dagli astronauti dell'Apollo, ma mediante sonde senza equipaggio umano. Ma parliamo comunque di una quantità minima. La stragrande maggioranza dei frammenti di rocce che sono stati spediti ai musei di tutto il mondo, a mio parere, sono false e non provengono certamente dal suolo lunare. I sostenitori della teoria della cospirazione dicono che la NASA avrebbe mentito su tutte le missioni sulla Luna. Stiamo parlando di 250 persone, che vanno dal più alto dirigente alla sarta. Che tutta questa gente abbia potuto partecipare al complotto è impensabile. Così tante persone non riuscirebbero a mantenere un segreto. Integriamo condensatori di... Un argomento convincente. Ma in realtà la cerchia di coloro che ne sapevano effettivamente di più rispetto ai milioni di telespettatori era ristretta. Von Braun aveva messo a punto il trasporto della navicella spaziale dalla Terra fino alla messa in orbita e al viaggio verso la Luna. Ma a Houston l'organizzazione della missione e del viaggio fu affidata a Bob Gilruth, che era responsabile del personale di bordo, e cioè dell'equipaggio della navicella. Perché la NASA ha affidato l'organizzazione della missione Apollo a Bob Gilruth e non a Werner von Braun? Il sito internet della NASA conserva pochissime fotografie di Gilruth e nessuna di queste foto lo ritrae insieme a von Braun. E allora, qual era il ruolo di Gilruth? È Bob Gilruth il vero regista dello sbarco sulla Luna. Insieme al suo team controlla le comunicazioni radio, le immagini e le operazioni nello spazio e poi sulla Luna.
Bob Gilruth è anche responsabile dell'addestramento degli astronauti. Sono quasi tutti militari e quindi legati all'obbligo del silenzio. Per loro la corsa verso la Luna equivale ad una guerra. Per chi avesse perso la corsa alla Luna non ci sarebbero state che rovina e dannazione, come ha scritto all'epoca il New York Times. È una gara fra superpotenze che gli americani devono vincere ad ogni costo. Non esisteva nessuna corsa, nessuna competizione. Era solo propaganda che mirava a metterci contro i russi. Io non so se Kennedy ci credesse veramente. Forse era davvero convinto che l'impresa fosse tecnicamente possibile. John Kennedy viene assassinato 6 anni prima che il primo uomo scenda sulla Luna. Von Braun e Kennedy sono amici, entrambi personaggi carismatici e idealisti, seppure con obiettivi diversi. Uno vuole conquistare lo spazio, l'altro restituire alla sua nazione la fiducia in se stessa. Ma sono anche dei sognatori. È possibile che i responsabili del programma Apollo, vista l'impraticabilità dell'impresa, con una decisione improvvisa avessero optato per una grandiosa messa in scena al fine di evitare una debacle intollerabile? Illazioni? Certo. Sarà Richard Nixon, il successore di Kennedy, a raccogliere i frutti della conquista della Luna. Il presidente dello scandalo Watergate si dimetterà nel 1974, ma tutti gli sbarchi sulla Luna avvengono durante il suo primo mandato presidenziale. E infatti è proprio Richard Nixon il presidente delle missioni sulla Luna. Ma intanto alla NASA sta capitando qualcosa, mentre il padre del progetto Apollo, Von Braun, viene sempre più isolato e marginato, si mettono a punto nuove sofisticate tecnologie. Mentre le missioni Apollo continuano, la NASA allontana dal progetto Von Braun. Nel 1972, deluso, si ritira e muore 5 anni dopo. Poco prima della morte riceve la visita dell'astronauta Neil Armstrong, il quale gli chiede notizie sul suo stato di salute. Von Braun risponde ironicamente: «Dal punto di vista statistico le mie prospettive sono pessime, ma lei sa bene quanto le statistiche possano essere false». Infatti, anni fa io sarei dovuto finire in prigione, si riferiva alla sua collaborazione con i nazisti, e lei dovrebbe essere morto nello spazio. Conosceremo mai la verità? Sul Monte Paranal, in Cile, c'è il telescopio più grande e potente del mondo. È ancora in fase di collaudo, ma presto sarà in grado di identificare anche gli oggetti più piccoli sulla superficie lunare. Questo potrà finalmente porre fine alla contesa tra chi nega e chi afferma che l'uomo è stato sulla Luna. L'ESO, l'Osservatorio Europeo per lo Spazio, potrebbe portare avanti questa ricerca della verità. Esiste questa possibilità. Al momento non possiamo dire con esattezza se lo faremo, quando lo faremo e come lo faremo, ma un interesse esiste. Dire che c'è la possibilità non significa che sarà fatto. D'altra parte, i nostri studi non sarebbero destinati a coloro che dubitano dello sbarco sulla Luna, ma alla ricerca scientifica. Che cosa vedranno? Lo stadio inferiore del modulo lunare? Il veicolo lunare? La foto di famiglia di Charles Duke, l'astronauta dell'Apollo 16? O l'impronta umana più famosa del mondo? Oppure nulla di tutto questo? Ma se non vedessero nulla, sarei il primo a chiedere: allora tutto questo che significa? Roberto Vittori, 41 anni, colonnello dell'aeronautica, è l'unico astronauta italiano che ha partecipato alle missioni dell'Agenzia Spaziale Europea Marco Polo e Eneide. Ecco Vittori, se lei dovesse mai arrivare sulla Luna, che oggetto vorrebbe lasciare lì a testimonianza del suo passaggio?
Cosa lasciare sulla superficie lunare? Una bandiera, un'impronta? Difficile dire. Certo, la Luna è interessante. La Luna è interessantissima anche perché è molto vicina a noi, 384.000 chilometri. Ecco, ma nel 2018 la NASA ha annunciato che ritornerà sulla Luna con l'uomo. L'equipaggio sarà composto da 4 astronauti, così si dice. C'è una possibilità che uno sia lei? 2018, facendo un rapido calcolo, teoricamente è possibile. Perché è passato così questo annuncio che si ritorna sulla Luna, che l'uomo torna sulla Luna, è passato abbastanza inosservato? Credo che ci sia una distorsione nell'immagine che noi abbiamo dello spazio. Perché a volte sembra non entusiasmare più? E perché? Mi dica perché sembra non entusiasmare, perché è vero. Ogni qualvolta si fa qualcosa, lo si deve fare con un obiettivo. Io sono estremamente motivato nel pensare che, per esempio, l'esplorazione, per esempio la Luna, potrebbe dare delle risposte a tematiche fondamentali per noi come civiltà. Tipo, per esempio, tematiche energetiche. Tipo il problema energetico, esatto. Perché? Ho lavorato per molto tempo alla NASA con John Young, astronauta che ha fatto la storia dell'astronautica americana. Lui stesso è stato sulla superficie lunare. Lui ha detto e ha scritto molto sulla superficie, sull'utilizzo della superficie lunare come risorse di materie prime, in particolare l'elio 3, un combustibile che potremmo considerare come combustibile alternativo al combustibile fossile. Se con lo shuttle portassi a terra un carico di elio 3, quel carico di shuttle alimenterebbe gli Stati Uniti per un anno. Accidente. Allora questa è una cosa interessante. È sicuramente molto. Un'idea interessante che stimola la curiosità e l'entusiasmo in una prospettiva d'esplorazione. Quindi trasferisco l'entusiasmo non tanto nell'andare sulla superficie lunare, ma quello che posso fare sulla superficie lunare stessa. Senta, lei è stato sulla Soyuz anche, no? Sì, ho volato per 2 volte a bordo della Soyuz. Che impressione è? La Soyuz è una macchina molto aggressiva, è una macchina incredibile. Piccola, semplice, d'una semplicità che a volte crea anche disagio, una semplicità che a volte fa anche porre il dubbio se il sistema è sicuro. Ma la Soyuz è sicura, ma non soltanto, è una macchina semplice, efficace, efficiente ed economica, cosa fondamentale in questo momento. Senta, ma quali sono i requisiti fisici sarà l'allenamento, certo, ma psicologici per un astronauta, principali? Le selezioni vengono fatte anche sui requisiti psicoattitudinali dei candidati. Personalmente, con la mia esperienza, non credo che ci siano formule magiche. Credo che però sia importante avere persone flessibili, adattabili. E lei su che base su quali caratteristiche è stata scelta? La fortuna. Senta, ma che tipo di preparazione di allenamento si fa? Molto duro? L'allenamento e l'addestramento è sicuramente interessante e duro. 8 mesi per la prima missione Marco Polo, immersione totale, Star City, questa piccola città a nord di Mosca, dove il meno 30 gradi, la neve sono arrivati a novembre e mi hanno accompagnato fino ad aprile. Totale e completa immersione in questo mondo particolarissimo. Di questo allenamento. Sì. Senta, e poi il volo? Tanta paura? La paura non è una parola che è nel vocabolario degli astronauti. Non vi lasciano. Uso un'espressione timore reverenziale di tecnologie che portano l'uomo a percorrere dei percorsi particolarissimi. Ammazza, fantastico. Senta, ma per lei psicologicamente che cosa è cambiato? Se è cambiato qualcosa dopo le sue due avventure spaziali? Guardi, porto con me costantemente un'immagine. Se usciamo fuori in una giornata di cielo sereno e guardiamo verso l'alto, abbiamo l'illusione che l'atmosfera, che le risorse del pianeta siano infinite, incluse all'atmosfera, al cielo. Guardando invece dall'alto, dall'oblò della Stazione Spaziale Internazionale, l'atmosfera appare nella sua reale dimensione fisica, una leggerissima nebbiolina. Mamma mia. Questo è un monito fortissimo. Protegge. Che ci protegge. Finché non la distruggiamo. Finché non la distruggiamo. Senta, attualmente sono in corso le missioni Mars Express e Venus Express. Di che cosa si tratta rapidamente? Sono delle missioni importanti, interessantissime. Aprono il campo sicuramente a possibilità future di esplorazione umana, ma anche e soprattutto alla nostra comprensione dei fenomeni che accadono su questi pianeti, a noi vicini, ma
alla Terra profondamente differenti. Senta, ma se sulla Luna forse possiamo trovare l'energia alternativa, su Marte, su Venere cosa possiamo trovare? La Luna in un certo senso è un pianeta non interessante, nel senso che non c'è un'atmosfera, appare un pianeta morto. È interessante per noi perché è molto vicino, perché potrebbe essere un porto per missioni di esplorazione o una comunque tappa. Una zona industriale, sì, per la Terra. Sì. Ah. Marte, il pianeta rosso, invece, è certamente la prima destinazione per future colonie. Sembra fantascienza? Il futuro arriva rapidamente. Senta, ma questi due progetti sono progetti europei, lo abbiamo detto, sono realizzati dall'ESA. Ecco, l'Europa oggi può essere considerata una protagonista della corsa allo spazio, no? L'Agenzia Spaziale Europea e l'Europa oggi sono in una posizione importante, strategica, perché anche fisicamente e geograficamente a metà tra il mondo della NASA, il mondo americano, e il mondo russo e soprattutto la Cina. Senta, le faccio un'ultima domanda. Ma lei ce la farebbe ancora a vivere senza lo spazio? La cosa che più mi motiva è il concetto generale di esplorazione. Se non avessi fatto il pilota collaudatore e ora l'astronauta, se non avessi avuto la fortuna di rappresentare l'Italia e l'Europa a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, avrei fatto lo scienziato, e la ricerca, anche teorica, è quanto di più mi attrae e motiva, e forse dopo la parte operativa sarà quella. Lo scienziato. Senta, un'ultimissima cosa. Lei mi ha detto prima ha tre figli. Ecco, ma i suoi tre figli gliela racconta in un altro modo, però, lo sbarco, il suo viaggio nelle stelle per loro. Cosa gli ha detto? Con i bambini, soprattutto perché purtroppo non riesco a avere continuità come presenza con loro, ho sempre il dubbio di come presentarmi, di come presentare le cose che ho possibilità di fare. Ma la cosa che noto e la cosa che apprezzo è che quello che per noi è difficile e particolare, per loro diventa normalità. E questo è importante, perché lo spazio già oggi è il nostro ambiente quotidiano, e così è che lo dobbiamo vedere. Va bene, grazie.